Ok, siamo partiti. Questo si trova liberamente online o Sì, bisogna cercare tramite adesso teniamo un attimo socchiuso. Allora, il latte, come vi dicevo, non ha solo dei vantaggi, cioè anche qualche svantaggio, cioè diciamo la tipo composizione ha un costo che è scrivere, mentre scrivete il vostro documento dovete scrivere anche dei comandi. Vi faccio vedere un po' di struttura del documento, cioè un documento, il mail, io lo chiamo mail, uno script, insomma, è diciamo questo file principale di LaTeX dove scrivete comandi e testo insieme, ha una sua struttura che è un preambolo, comincia il documento, finisce il documento. Dentro il documento ci sono dei comandi di formattazione, per dire per creare i paragrafi, no, paragrafi sì, anche per creare i paragrafi, quelle che gli anglosassoni chiamano le section, che possono essere o dei capitoli a seconda della classe del documento, oppure possono essere delle sezioni, non so, 2.1, 2.2, 2.3, e lui questi li genera in maniera automatica. Poi vi dirò che cosa sono le classi di documento, che principalmente sono tre, come suddividere il documento, cioè come appunto sezionarlo in queste sezioni, e la creazione automatica di indici. Indice significa quello che noi chiamiamo sommario, che in anglosassone chiamano index, cioè in realtà per index loro chiamano table of contents, index sarebbe l'indice analitico. Volendo fa anche l'indice analitico il LaTeX, però chiaramente le voci che compaiono in indice analitico vanno indicate mentre scrivete il testo. Se facciamo un tempo vediamo anche quello. E poi sono, ecco, i riferimenti incrociati ve li voglio fare, forse già stasera vediamo qualcosa. I riferimenti incrociati sono praticamente, se voi avete una parte del testo che vi interessa, potete mettere un'etichetta, una label, e richiamarla nelle altre parti del testo. Questo richiamo vi indica automaticamente la pagina dove sta quell'etichetta, oppure la sezione dell'etichetta, cioè se è nel 2.2 vi dice vedi paragrafo 2.2, ok? In maniera automatica. Ok, questo lo fa anche per esempio la pagina delle figure, insomma, c'è questa maniera di etichettare gli elementi del LaTeX, della struttura del documento del LaTeX e richiamarli a posteriori. Perché voi potete aggiungere anche, cioè potete gestire il file, chiaramente l'ordine dei capitoli non è mai chiarissimo quando si scrive. Se voi aggiungete qualcosa prima, lui che cosa fa? Vi ricalcola le Ah pagine. sì, E quindi questi riferimenti incrociati automaticamente lui ricalcola le pagine, automaticamente aggiorna. Come bibliografia, Sì, poi. Sì, 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 sì. Adesso per la bibliografia è più semplice. Però tu puoi anche fare dei riferimenti bibliografici. Infatti, oltre ai riferimenti incrociati, c'è una bibliografia che se io ve l'accenno, non so se è una cosa molto semplice da fare. Le note a piè pagina o a margine, queste sono carine, cioè a volte si mette la nota, potete decidere se metterlo sul margine della pagina o a più pagina, e vi accenno qualcosa sui documenti di grandi dimensioni, come secondo me, cioè come poi dice anche il Pantieri, dice come organizzarlo, ok? E poi un po' di documentazione e riferimenti. Allora, velocemente, LaTeX che cos'è? Un programma per la composizione tipografica, ok? Cioè praticamente voi scrivete, la cosa che scrivete voi è come scrivere un file ASCII, è come usare il blocco note per capire, cioè voi il main del LaTeX, no, di un documento potete scriverlo anche con il blocco note. Io vi faccio vedere questo ambiente che secondo me ha già tutti dei comandi pronti, è più comodo, però sostanzialmente è un tipo compositore, lui cosa fa? Legge questo file di testo e lo compila, è proprio, fa una compilazione, che cosa fa? Legge il testo, quindi quello in italiano, e poi che cosa fa? A seconda dei comandi di sezionamento, di impaginazione, bla bla bla, come output lui vi dà un file grafico, inizialmente era il file DVA, adesso invece c'è proprio, vi dà direttamente un PDF, diviso in pagine. Possiamo dire che assumi della formattazione che fanno i tag HTML, Bravo, sì. e lui formato secondo. Io non so programmare HTML, ma molti mi fanno questa analogia, mi dicono sì, è una sorta, cioè insieme al testo è la formattazione. L'HTML non è programmazione, è solo l'inserimento di tag che dà la formattazione in cui il browser deve Sì, il leggere analogamente. LaTeX fa questo e anche secondo me qualcosina di più. C'è questa cosa di riferimenti incrociati, ti fa ad esempio
esempio in automatico il table of contents, cioè l'indice te lo fa in automatico lui. Okay, è possibile preparare anche delle pagine template da utilizzare su un test, sì, che ha molte figure, magari ho bisogno di prepararlo prima a seconda di test. Allora, diciamo che tutta quella che è l'impaginazione se la sbatte lui, cioè lui ha dei, cambiare carattere latex, nel senso cambiare il font è una roba da esperti, io ad esempio non sono in grado di farlo, quindi te lo tieni così. Con quello lì è stato fatto con il latex, prova ad aprire il carattere, il font è quello lì. Cioè, il font di base generale. Il font di base è questo qui, una specie di Times New Roman, vediamo computer modern. L'unica cosa su cui tu puoi intervenire magari è un pochino gli headers, cioè le testatine, i piedi. Però anche l'altezza del carattere, se sì, 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 sull'altezza del carattere però funziona così, vi farò vedere nel preambolo, viene impostata nel preambolo, certo. E quell'altezza che tu decidi lì è l'altezza del, diciamo, del corpo del testo, quelle che sono le note il titolo del capitolo vengono tutti proporzionati alla scelta. Ah sì, proporzionati a quel caso. Tutti proporzionati. Quindi tutta quella che è la parte di impostazione tipografica la gestisce il LaTeX. Voi non dovete, cioè un utente non deve fare niente, l'unica cosa che deve fare è scrivere delle righe e i comandi di sezionamento principalmente. La prima cosa che vedremo è questa qua. Ok? Esatto, a cosa serve il LaTeX? Serve a redare sostanzialmente testi estesi, cioè se dovete fare un fax o lettera alla fidanzata che sta in Australia, io ve lo sconsiglio. C'è anche l'ambiente letter, potete fare questa cosa, voi mettete un utente, tutta una serie di destinatari, il testo, lui vi fa tutte le lettere con destinatario, mittente, la stessa lettera o anche lettere diverse, e vi produce quest'altro. Se volete farlo lo potete fare, però ecco, io ve lo sconsiglio. Serve, diciamo, i punti di forza sono quelli, un testo esteso, quindi non so, 20 pagine, 40 pagine, 50 pagine, un testo abbastanza corposo, ci sono delle figure, dei riferimenti incrociati, delle tabelle, delle citazioni, tutta una serie di ambienti che non li vedremo tutti ma ve li accenno, e soprattutto secondo me è imbattibile, cioè non esiste secondo me un programma commerciale a pagamento che scrive la matematica o i simboli scientifici meglio del LaTeX. Cioè, Pantieri, tra l'altro, questo autore di quell'oggetto lì è un matematico, questo qui ad esempio Tobias che deve essere un ingegnere, un tecnico, e come scrive la matematica e l'altro, non troverete un programma migliore. E anche la maniera proprio, la sintassi di scrivere la matematica con il LaTeX, che secondo me è anche copiata in certi altri, tipo nel LibreOffice più o meno, nell'equation editor di LibreOffice più o meno è quello lì. Sì, nell'altro se vuoi scrivere certe formule complesse non è banale, però insomma si fa e funziona bene, qualcosa vi farò vedere. Vieni, accomodati, vieni. No, vieni, scusa, noi abbiamo cominciato perché pensavo. Accomodati. Ho chiamato per dire che. No, guarda, adesso se sto già registrando, poi te lo dico. Non sono riuscito a installare il tech, quindi se hai un portatile tuo, sì. Dopo viene il presidente e proviamo a vedere se riusciamo, magari facciamo una pausa e lo installo, però per il momento se hai un portatile tuo, sì, con il tech studio, ok? Tanto adesso lo stavo introducendo, ci siamo un po' conosciuti, ecco. E quindi andiamo avanti, adesso l'avevo presentato proprio velocemente il LaTeX. Come funziona? Ecco, ve lo accennavo prima. Insieme al testo del vostro documento ci sono i comandi di formattazione, ok? Poi c'è una sorta di, è come scrivere un programma, dopo c'è il compilatore, no? Esegue, diciamo, legge il testo, no? Del documento, poi con i comandi di formattazione decide come impaginarlo, ok? Va a capo da solo il LaTeX, poi va anche a capo con la lingua italiana, fa la sillabazione italiana, quindi va a capo proprio con la sillabazione italiana, tipo casa, non è che scrive C a capo ASA, scrive K, trattino e a casa, se lo ritiene opportuno, perché una cosa bella del LaTeX è questa, cioè è fatto in modo da non stancare la vista quando si legge. C'è una regola tipografica che dice, guarda, la lunghezza della riga deve essere 88 caratteri, non mi viene, no? Proprio sulla riga, perché è così, quando leggi, immaginate una riga lunga così, io comincio a leggere quando sono in fondo, devo trovare il capoverso, no? Dove ricominciare, è difficilissimo. Quindi ad esempio anche i documenti dove
il testo arriva fino ai margini, non sono facili da leggere. Invece LaTeX, proverete a leggere le istruzioni, vi accorgete che leggete 10-20 pagine senza stancare troppo la vista. Infatti quando vedrete le prime impaginazioni dice accidenti, che margini, ci sta molta più roba. In realtà è una cosa che io vi sconsiglio di fare, quello intervenire sui margini, anche perché non sono capace di farlo, non ve lo insegno. Anche perché sui margini ci possono essere o le note, oppure sotto le note a pie pagina, oppure nelle testatine potete decidere come, che cosa far comparire. Sì che c'è. Quindi diciamo tutto quello che è l'impaginazione grafica viene lasciata al LaTeX. Quindi se voi aggiungete testo, lui decide che la figura in quel posto lì non va bene, la sposta nella pagina dopo, oppure tendenzialmente raccoglie tutte le figure nella stessa pagina, a meno che voi diciate guarda la figura voglio proprio che sia qui, gli date un comando e lui fa di tutto per metterla lì, però se il risultato tipografico non gli piace, cioè non è gradevole, non gli piace, lui la fa la figura ve la sposta, oppure ve lo dice guarda la figura non ci sta eccetera eccetera, esagini, cioè i margini sono superiori a quelli previsti, ve la sposta, ok, vi dà i risultati. Quindi ecco il funzionamento del LaTeX, questa è una cosa che spiazza un po' gli utenti le prime volte che lo usano, è asincrono, cioè voi scrivete il testo, ok, il vostro testo in questo editor, ma non avete visivamente subito l'output di quello che state facendo, quindi va compilato, cioè è una roba 5 secondi, la compilazione di un testo LaTeX dura molto poco, soprattutto sugli elaboratori moderni, cioè è una roba, fa il click ed è già pronto, quindi in realtà si può lavorare in questa maniera, cioè nell'editor che vi farò vedere c'è una parte dove si scrive proprio il testo, chiamiamolo ASCII, che in realtà è un file .tex, ecco quella X lì non è una X ma in realtà è una della key greca, quindi è LaTeX come tech, T-E-C-H, ok? Quindi potete avere una colonna dove c'è proprio il file.tex, che diciamo chiamiamo il file sorgente o il main, e nell'altra parte di questo editor c'è proprio il risultato in PDF, quindi in realtà questa sincronia è una differenza molto breve, ecco, è chiaro che non è come Word, non è che voi mentre scrivete vedete il testo che compare sulla riga, no, voi scrivete nel file ASCII, con i caratteri ASCII, e poi dopo la compilazione avete il risultato tipografico, la veste tipografica di quello che avete scritto. E sui vantaggi e svantaggi non vi sto neanche a entrare. E diciamo i vantaggi sono, ecco, il grado di professionalità, ecco lì vi accorgi, cioè uno dei commenti che mi sono sentito dire è mi dispiace fare degli errori di ortografia perché il risultato è così bello, no? Sembra lì lo stampato, se ci metto gli errori di ortografia mi vergogno. Questo è stato il commento di una persona che ha le prime armi con il LaTeX. Quello è vero, qualità e stabilità, va bene, sì, queste sono cose, l'impaginazione, ecco, questa è una cosa interessante, cioè siccome lui pensa all'impaginazione del documento, voi dovete pensare a come suddividere il documento, dice qua faccio un capitolo, qua voglio una sezione, cioè non so, un paragrafo, una section, un approfondimento, cioè una delle cose che effettivamente è così, a cui spinge il LaTeX quando lo si usa è faccio come dividere il mio, cioè come se voi pensaste già all'indice, al sommario, all'indice, qua questo è il capitolo 1, questo è il capitolo 2, oppure questa è una sezione, sì qui ho cambiato completamente argomento, faccio un paragrafo, faccio un capoverso, oppure dite no qui ho cambiato ancora, proprio diverso, devo fare un'altra sezione, ok? Quindi la struttura, cioè il LaTeX vi spinge intanto al contenuto, cioè non dovete impazzire, oddio che carattere ho messo, devo fare l'inclinato, cioè lì proprio andate e scrivete, voi se siete per dire dei romanzieri, secondo me è il programma vostro, vi mettete lì, macinate pagine e pagine senza preoccuparvi di dell'impaginazione, quindi se avete l'idea chiara, siete uno scrittore compulsivo, il LaTeX è il meglio vostro. Ecco, le formule matematiche, secondo me lì ha ragione, cioè gestisce in modo impeccabile le formule matematiche. Questa cosa è carina, è gratuito, multilingue e multipiattaforma, che è incredibile, cioè gira su Linux, su Mac, su Windows, poi non so, ci sono altri sistemi, sì, è gratuito,
molti dicono ah, ce l'avete tenuto nascosto, in realtà non è così, deve essere dagli anni 70 che c'è, poi c'è una versione molto vecchia, adesso c'è un'evoluzione che io non riesco a seguire. Vi consiglio, si chiama GUIT, no? Genova, Udine, Italia, Torino, GUIT, cioè Gruppo Utenti Italiani Tech.org. Se andate a vedere lì ci sono i forum, le discussioni, okay, lì trovate anche i documenti per principianti, non principianti, esempi, template, lì trovate veramente. E bisogna dire la verità, cioè gli utenti italiani è la comunità probabilmente più forte, più avanzata in Europa, perché mi sembra che la prima riunione degli utenti lati europei sia stata organizzata dagli italiani. C'è gente che lo usa proprio per lavoro, per tipografia, loro magari usano anche il motore tech. Ecco, un'altra cosa, multilingue, cioè potete scrivere anche in arabo, in cirillico, arriva al sanscrito, non so se qualcuno si intende spiritualità al sanscrito, arriva al sanscrito per dire, ah, io sono rimasto, ho detto cavolo, scrive il sanscrito, quindi scrive il tamil, trovate voi una lingua con dei caratteri strani, il tibetano, sì, ci sono delle, cioè ogni comunità si sviluppa i suoi font. Infatti vedrete che nel preambolo bisogna specificare l'encoding dei font, cioè dice guarda voglio l'alfabeto europeo, e quindi in realtà poi potete scrivere, per dire, se voi scrivete un testo in italiano ma ogni tanto mettete dentro un po' di inglese o dei pezzi di inglese, li potete scrivere, dice guarda la prima come lingua principale considerami l'italiano, però dice uso anche l'inglese, quindi potete fare la cosa anche col greco, state scrivendo un testo di greco, potete fare fino a quante lingue si possono. Non ne ho idea. Tutte quelle che sono. Secondo me tutte quelle qua. La prima che. Adesso non mi ricordo bene, secondo me sulla guida è scritto la prima o l'ultima che definisce la principale, le altre le considera secondarie. Quindi puoi metterci dentro tutte le lingue che vuoi, francese, eccetera, eccetera. Perché l'inglese in realtà non ha dei caratteri particolarmente diversi infatti, dalla nostra. Infatti. Anche infatti l'incodico. Però il Babel che. Allora c'è questo pacchetto che io uso, il Babel, che è quello che gli dici guarda. Perché se io non specifico la lingua, lui non mi scrive capitolo, mi scrive chapter, perché è stato scritto, come vedete qua, da questo signore, che è Leslie Lamper, che è un americano. Quindi l'impostazione base è assolutamente anglosassone, chapter, section, part. Infatti vedrete i comandi, sono tutti comandi in inglese, chi sa l'inglese non si sbaglia. Quindi se lo volete personalizzare per la vostra lingua, cioè se siete in francese, dovete scrivere Babel French oppure Babel Italian, ok? Cioè c'è la maniera di dire, guarda, io sono italiano, quindi la testatina della sezione mi scrivi paragrafo, mi scrivi capitolo, mi scrivi pagina, mi scrivi figura, ok? Mi scrivi tabella e non table, ecco, quindi c'è la maniera di personalizzarlo. Come in Italia. Allora, gli svantaggi, vabbè, anche tu di astrazione, ma è un po' come programmare, poi le altre sono veramente, ecco, questa cosa la consiglio, solo gli esperti possono permettersi gli stili predefiniti, cioè l'impaginazione vi deve un po' andare bene, quella che trovate su quella guida lì, se non vi piace quella cosa lì, se avete già in mente, dire no, io voglio l'aria, voglio questo, voglio spostare, impaginare in maniera diversa, allora vi dico lasciate creare l'altro, perché cambiare gli stili predefiniti è un mestiere di esperti, diventa veramente difficile, ok? Ma perché usa quel tipo di fondo? No, veramente lì non solo. No. Cioè sì, allora quello del testo è questo che lui chiama computer model. Lui siccome Pantieri è un in gamba, ha cambiato, vedi, questo font qui, anche, sì, prende anche questo qui. Ce ne sono diversi in realtà, guardate. Sì, allora vedi anche per dire tabella. I numeri sono sì, diversi. Okay, sì, ok, allora se prendi, scusa, ti faccio vedere quest'altro, se guardi quest'altro qui, ad esempio, è molto più standardizzato. Questo qua è una stampa vecchissima, secondo me anche una stampante da anni, no, però anche il carattere non è più vecchio. Esatto, sì. Uguale, sì. A parte rispetto a latex. Latex, per scrivere latex, quello c'è un comando apposta. Allora lì, adesso sui caratteri speciali, potremmo aprire una parentesi e parlarne per delle ore, cioè dopo vi faccio vedere. Ecco, una cosa che volevo dire,
dire allora, ecco, uscire dagli schemi dell'ATEC, attenzione, pericolo proprio, cioè lo fa chi è esperto, io non sono in grado, non devo insegnare, non insegno proprio. Che cosa succede? Si cancella il documento? No, non si cancella il documento, però sono operazioni difficili, siccome lui diciamo ha una veste tipografica che lui ritiene per quei motivi che vi dicevo prima, per la lettura, per l'editoria, no? La tipografia, ecco, lui rimane in quegli schemi lì, se cercate di uscire da lì, ecco, diventa, cioè, cambiare il margine sopra, il margine sotto, perché poi lui in quegli spazi, quei margini, lui va a scrivere la nota a margine, la nota a pie pagina, quindi sa quanto posto hai, quindi sa quanto può scrivere di nota, nota a margine, esatto. Quindi insomma sono spazi che lui gestisce in maniera automatica, li andate a spostare, gli mettete i bastoni fra le ruote al lato. E vabbè, poi c'è quella cosa lunghissima lì. Praticamente lui prende delle decisioni in latte, cioè se vede che il capoverso non va bene troppo lungo, lui può decidere anche di cambiare un pochino l'interlinea o lo spazio fra le lettere di una riga, perché lui fa sempre il giustificato, in automatico lui fa il giustificato, quindi sì, da caso, se tu fai lui fa il giustificato, vedi che c'è proprio questa riga, questa qui, però ogni tanto va a capo da solo e quindi lo spazio fra i caratteri viene spostato in maniera automatica. Cioè se lui si accorge che si ferma quasi alla fine, gli manca poco, dice guarda io lo riempio, aumento un attimo l'interlinea e ti faccio una bella pagina piena, ok? O viceversa, dice guarda questa è l'ultima linea, non ci sta, non è che una linea sola te la metti una pagina nuova, magari decidi di mettercene due o tre. Quindi in realtà la gestione, cioè sembra... Prego. Sì, se vuoi guarda, quello lì secondo me sono riuscito a metterlo sul sito, comunque le trovo in rete, lorenzopantieri.net, questi sono tutti i riferimenti. Tanti più buoni scegli le gimbe per la diretta. Sì, no, ecco poi vi consiglio quella guida lì, l'arte latic, ve la consiglio perché con 10 euro andate in copisteria la stampate. Ed è un ottimo riferimento, anche quello lì che sta sfogliando. Ma diciamo che possiamo personalizzare l'arte, questo è abbastanza pericolo. Sì, vedi. Ecco, quello che sta guardando la signora, quello è un oggetto che si legge, non dico in un'ora e mezza, ma le ultime versioni un paio d'ore, cioè una domenica vi mettete libero e lo leggete tutto. Anche perché tante volte nella tabella con i caratteri matematici, cioè non te li impari, tutti a memoria, capisci? Quindi gli svantaggi sono un po' quelli, cioè non vi preoccupate se l'ATE vi sposta un po' le cose o le aggiusta un attimo, ecco, vi ci abituate a quella cosa. Domanda. Ma all'interno delle editorie in realtà quando si impaginano i testi, cioè il fatto che cambi l'interlinea o la dimensione o lo spazio tra i caratteri in realtà non dovrebbe poter essere consentito, perché sì, dovrebbe essere uguale quando si fa più libro. Lui fa degli aggiustamenti minimi per rendere più gradevole il testo del tuo, non è che ti raddoppia l'interlinea. Ok, quindi si tratta di... Robina. Se volete, se riesco vi faccio vedere qualcosa, con la famosa distanza insecabile che è un comando che io ho imparato a usare. Nell'ordine di aggiustamento quant'è? In realtà poi l'ATEC vede le unità tipografiche, quindi se voi specificate dei margini, certe dimensioni, lui vede i millimetri, i centimetri, i punti tipografici, i famosi PT, i punti tipografici, quindi proprio se volete fare scrittirare anche una linea orizzontale, c'è il comando per dare una linea orizzontale. Lo trovo molto frustrante già l'interlinea in mezzo, quindi se non mi viene a cambiare l'interlinea già... No, ci penso il latte, cioè il problema dell'impaginazione con il latte non c'è. Però se cambia l'interlinea? No, per dire, fa dei piccoli aggiustamenti, ma non te ne accorgi, dai. Cioè prova a sfogliare un documento, dimmi se vuoi. Ho visto subito ad esempio caratteri molto diversi, perché mi è stato insegnato che pronazionalmente non si usano ad esempio troppo. Lui infatti lo dice, cioè, se tu leggi quella guida del Pantieri, cioè io uso questa cosa qui, me la sono personalizzato così, ma il documento base è come quell'altro. Ma vedrà, oggi qualcosa vediamo. Ecco, la struttura del documento ve l'accennavo prima, c'è una parte che viene chiamata preambolo, che sostanzialmente è la parte iniziale del file di testo. Lì ci andiamo a scrivere quelle che sono le diciamo, impostazioni base, cioè la classe del documento, la prima cosa che si scrive è il document class.
no? Dopo lo vediamo un esempietto, ok? E praticamente le classi di documento, ve le anticipo, sono sostanzialmente le tre principali, sono la classe articolo, article, poi c'è la classe book e la classe report. Allora, l'article serve per i documenti più brevi, poi dopo nella guida c'è scritto tutte le caratteristiche dell'article. Fondamentalmente l'article non ha la suddivisione in capitoli, quindi se lui dice fammi un capitolo, lui non glielo fa, perché si presume che l'articolo sia quella cosa di una 10-15 pagine, è l'articolo scientifico che ho trovato sulla rivista, quindi non ha senso dividerlo in chapter, in capitoli. Non ha i capitoli, c'ha solo degli altri comandi di sezionamento, cioè il comando section, subsection, subsection, il paragrafo, quindi ha un sezionamento ridotto, ok? La classe report sarebbe la classe relazione, cioè serve per un documento che non è considerato un articolo, ma è qualcosa di un pochino più corposo, ok? Quindi un documento, non so, dalle 20 alle 40 pagine, è chiaro che sono soggettive, se uno vuol fare una relazione breve la fa. La classe di documento report prevede i capitoli, ad esempio, ok? L'ultima invece è la classe book ha effettivamente i capitoli e serve per scrivere effettivamente dei documenti molto estesi, molto lunghi. Che cosa allora, ad esempio, l'article non fa differenza fra il recta e il verso, ok? Se voi guardate un libro, il capitolo, per dire, comincia sempre sul recta, cioè sulla pagina, io apro il libro, comincia sempre qui, sulla pagina di destra, ok? Quello che la tipografia chiamano recta. Ecco, l'article non ce l'ha la differenza recta-verso, quindi probabilmente il numero di pagine ve lo metto sempre in mezzo. Invece nella classe book, che c'ha il recta e il verso, il numero dispari sta a sinistra e il numero pari sta di là. E poi potete gestire le testatine, cioè nella classe book avete nella pagina, nel verso avete una testatina, nel recta avete un'altra testatina, ok? Cioè in una magari avete il titolo del paragrafo e l'altra avete il titolo del capitolo. Queste cose si possono gestire, se riesco vi faccio vedere qualcosa, ma non so se... Le pagine possono stare una a destra e una a sinistra secondo i commerci, sì, si vuole, sì. Potete scegliere, si chiama, mi sembra, two pages, cioè sempre nel preambolo si può dire guarda questo documento una pagina, cioè, e chiaramente nell'article non ce l'ha la doppia pagina, cioè la pagina a destra e la pagina a sinistra, e invece le altre, il report e il libro e il book secondo me ce l'hanno, quindi fa differenza se una pagina è a sinistra o se una pagina è a destra, anche perché in Word è diverso, la pagina destra e pagina sinistra, sì, viene incollata, sì, la pagina più largo di solito. Allora adesso il LaTeX c'ha anche un comando per prevedere, c'è una classe particolare, se non mi ricordo come si chiama, che prevede la marginazione, cioè se voi fate la rilegatura vi toglie un centimetrino dal margine, perché tanto quello viene rilegato, cioè quando avete messo la spirale vedete proprio che i due margini sono perfettamente uguali, però di solito quella cosa non penso che non la faccia, ecco. Quindi nel preambolo si scrivono queste le classi di documento, il pacchetto, quello che vi dicevo con la lingua italiana e quelli che vengono chiamati pacchetti, cioè voi non state scrivendo un romanzo, la di matematica non scriverete mai una formula, è inutile che carichiamo i simboli speciali della matematica, quelli AMS, American Mathematical Society, cioè tutta una simbologia che non serve, cioè tutta una parte di caratteri viene caricata su richiesta, cioè il famoso pacchetto è una parte che ti serve, io la carico, no, prima di, ad esempio, cioè il pacchetto grafico, cioè tu puoi mettere le figure anche dentro così, però se le vuoi centrare, mettere un po' meglio, hai bisogno del pacchetto graphics per introdurre, quindi nel preambolo devi dichiarare i pacchetti che andrai a usare. Se lo devo scientifico per le formule devo dichiararlo prima. Allora, se usi certi simboli, sì, se vuoi i simboli quelli belli, con quelli che chiamano quelle grazie, per dire, no? Il simbolo integrale, che è un simbolo particolare. Allora, secondo me lui te lo fa normalmente, però se vuoi tutta una serie, la freccina, la freccia, quella con le punte all'indietro, cioè una serie di simbologie, devi richiedere sulla lascia come ci sono, sì, non è proprio così, però insomma certi caratteri sono dentro certi pacchetti, ok?
Quindi dopo il preambolo che cosa succede? C'è il comando begin document, con lì proprio il comando di LaTeX, vedete quel begin document, in genere i comandi sono proprio fatti così, barra retroversa, comando, fra parentesi graffe c'è qualcosa, no? È come una specie, una sorta di dichiarazione, ok? E questo comando begin document dichiara il compilatore che inizia il documento vero e proprio. Quindi prima c'è tutto il preambolo, quindi lui lo considera preambolo. Dopo un certo punto begin document comincia il documento che lui va a compilare. Sotto il begin document scrivete il vostro testo insieme ai comandi formattazione, poi c'è il comando barra end document, dice qua tutto quello che segue il comando barra end document viene ignorato dal compilatore, potete scriverci Pippo, Pluto, Paperino, i vostri commenti, i risultati della schedina, quello che volete, il compilatore lo ignora, tutto quello che segue barra end document viene assolutamente ignorato. Una cosa secondo me comoda dell'LaTeX è che dentro il vostro testo potete, come nei programmi, potete scrivere delle righe di commento. Quindi se in genere chi scrive a un certo punto dice qua mi devo ricordare di inserire quella cosa che cercherò, ok, allora voi mettete percentuale, commento, tutto quello che segue il simbolo di percentuale, no? Dal simbolo di percentuale in avanti, ok, viene ignorato sulla stessa riga, no, solo sulla, tutto quello che segue sul percentuale sulla riga andare finito per lui è commento. Quindi tu prima puoi scrivere il tuo testo che lui leggerà e compilerà, dopo il percento, quindi scrivere il percento è un problema, cioè, è uno di quei caratteri, è un momento che vedo subire la stesura ma non viene dopo, prima lo compila, quando tu scorri il testo vedi che c'è il percento, un commento, e è una cosa che ti devi ricordare te, inserire. Eh sì, questa parte non mi piace. Questa parte non mi piace, puoi inserire la formula di Newton, seguire l'integrale. Quello che viene scritto dopo l'erro, sì, sì, rimane scritto, viene compilato per quello, no, rimane scritto, non viene compilato, rimane scritto nel menu, se vuoi proviamo, io non, sinceramente dopo barra M non mi sono mai tentato a scrivere niente, però stasera proviamo e vediamo cosa succede, ok? Se uno vuol fare inserirsi il percentuale, c'è la maniera di farlo. Sì, si fanno. Ecco, l'unico che è veramente difficile mettere giù è la barra retroversa. Perché per lui barra retroversa significa dopo comincia un comando. Si usa, io non la uso mai, tu la usi la barra retroversa. Ecco, una maniera, sai qual è? Si può scrivere. Scusa? È scritto un percorso. Sì. Allora la maniera secondo me schematage più furbo è. Scusate, ciao. Perdone, ci deve essere qua in giro il mio mouse. Buonasera. Questo? C'era mio trovato solo questo stasera. Me l'ha fatto fuori allora. Perché era rimasto con la stima scorsa. Guarda se non è di là in giro. Guarda, anche se lo trovo. No, ma lo stesso non c'è. Ma come non installare lui, no? La cosa password per installare lei? Lui è arrivato proprio, quindi sì, ci sono anche per dire il simbolo di grado, tutto insomma ci sono tutta una serie di simboli speciali derivati che c'è poi il comando apposta, però sono pochi, ecco. Ah, vi dicevo, la maniera più furba secondo me per scrivere i comandi con la retrobarra è si chiama barra, diciamo è l'ambiente verbatim, che è come scrivere con la macchina, lui lo interpreta come scrivere con la macchina da scrivere, quindi quello che segue il comando verb, ci sono due delimitatori che possono essere un simbolo qualsiasi, tutto quello che è dentro il delimitatore lui lo scrive come la macchina da scrivere, se guardi lì qualche esempio c'è, però non quello, quello sotto, il not so short, se apri, qua i comandi LaTeX tipicamente sono scritti col carattere verb, quindi. Vedi, nelle paginette i comandi LaTeX, là in alto, in alto, ecco, quello li vedi, quello lì è il carattere tipo verbatim, ok?
vedi che sembra scritto con la macchina da scrivere? Sì. Quindi lì, se tu metti la barra retroversa, lui non la interpreta come un comando, ma dice questo è come se scrivesse con la macchina da scrivere, e ti scrive la barra retroversa. Comunque, ecco, queste sono cose un pochino estremamente difficili da fare. Questo è proprio un esempio di main, ok? Cioè, comincia con barra document class, quello che vi dicevo. Si dichiara che tipo di documento stiamo scrivendo, se è un articolo, un libro o una relazione. Quanto pagine. Ok, esatto. Vedete che nella sintassi ci sono le parentesi quadre e le parentesi graffe. Allora, dentro le parentesi graffe c'è un comando obbligatorio. Cioè, il vero document class non è a 4 paper, ma è articolo. Quindi fra parentesi graffe ci va il comando obbligatorio. Quello che invece è fra le parentesi quadre sono le opzioni della classe article. Dice, vedete, sono qua, potrei anche definire la dimensione del font medio del corpo del testo. Quindi lì potrei scrivere a 4 paper virgola, un'altra opzione, quindi non so, 10 punti, 11 punti, 12 punti, che è la dimensione del font. E poi potrei scriverci, ad esempio, non so, one side o two side, cioè gli potrei dire guarda, voglio che mi fai la pagina destra e la pagina sinistra diverse, oppure gli potete dire no, fammi one side, cioè solo la pagina fronte. Se volete stampare per dire un documento solo sulla fronte, vi consiglio usate l'opzione one side, no? Se non fate anche il fronte retro. Ok, oppure potete dirgli two column, cioè lui che cosa fa? Normalmente ve lo fa compilato, giustificato, così se mettete l'opzione two column vi fa le due colonne come l'articolo di giornale in maniera automatica, senza impazzire, lo fa in automatico, roba bestiale. E io la uso per gli articoli, è molto comoda per gli articoli, la leggibilità un pochino migliora. Chiaro, se le forme lunghe così non è comodo, però è un'opzione. Quello che vedete, lo use package, è la maniera di giocare, caricami questo pacchetto. Ok, il font tank sarebbe l'encoding dei font, il T1 sarebbe l'alfabeto nostro. Ok, il latino. Ora potete scrivere anche latin 1 per dire. Adesso quelle, per capire tutte le opzioni dovreste andare a leggere la documentazione del pacchetto font tank. Però quello lì è l'encoding, cioè praticamente quello sceglie l'alfabeto da usare, il cirillico, esattamente. Quello sotto invece lo use package praticamente è l'input ENC, cioè l'encoding dello script, cioè del file che andiamo a scrivere noi. UTF-8 legge anche gli accenti sulla tastiera. Quindi per secondo me sì, non è che la tastiera, è no. Proprio se prego. La codifica non hai impostato gli accenti, quando c'è una lettera accentata ti metto un quadrato di solito. Sì, infatti spesso capita. Come fare stampante? Sì, sì, è quello che vi dicevo prima. È quello che vi dicevo prima, siccome ha scritto l'eslam perché è un americano, in americano gli accenti non ci sono, quindi voi potreste, se voi scrivete per dire in inglese, potete anche non usare l'UTF-8, usare un altro encoding che non prevede gli accenti. Se voi andate nella tabella ASCII, quello degli americani, gli accenti non ci sono. La maniera per attaccare gli accenti c'è, o lo scrivi direttamente con questo encoding qui, oppure c'è il comando barra retroversa, no? Poi metti o l'accento grave o l'accento acuto, c'è differenza. Quello che noi chiamiamo apostrofo, non so se avete, c'è l'apostrofo che è verticale, invece c'è l'altro accento, ok? Quell'altro accento non so se grave o acuto, comunque sono due, uno è l'apostrofo e uno è l'accento inclinato, quindi a seconda di quello che scegliete vi fa l'accento grave o l'accento acuto, magari lo vediamo. Ecco, l'altro pacchetto è il famoso Babel, che viene dalla Torre di Babele, quindi c'è un pacchetto che gestisce la lingua.
se voi gli scrivete Italian, lui dice ok, questo è un documento in italiano, quindi c'è, invece che chapter, come dicevo prima, gli scrive capitolo, invece che sezione, gli scrive, invece che section, sì, scrive, sì, sì, invece che nota, in footnote scrive nota, figura, testo secondo le caratteristiche di, sì, questo. Sì, 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 poi va a capo con quella che lui chiama information, va a capo proprio in italiano, fa proprio, sì, la cesura italiana, ok? Sì, virgola, potresti scrivere Italian, virgola, English, virgola, French, tra le quali, fra le opzioni, le lingue sono le opzioni del pacchetto double, ok? Poi, qui finisce il preambolo, no? Dove c'è scritto begin document, comincia il documento, quello, ecco il mio primo documento con barra, barra LaTeX, è il comando per scrivere LaTeX, per dire una sciocchezza, però, con quei caratteri strani che si leggono, e end document, questo qui se volete lo scriviamo, quello che vedi tu è una pagina bianca con scritto là in testa, ecco il mio primo documento con barra LaTeX. Finito, perché è un documento molto semplice, una pagina vuota, non c'è titolo, non c'è intestazione, non c'è niente, quello tu scrivi, lo facciamo. Le classi documento ve le ho elencate prima. Ecco, come si suddivide il documento, qui cominciamo a vedere un po' di sezionamento. Chapter ovviamente ha senso solo nelle classi report e book, ok? Il materiale che stai con i è disponibile sul sito? Questa cosa qua, la presentazione, penso di sì, ci devo caricare. Sì, ma cioè... Beh, vabbè, perché è ci fate la birra, questa presentazione qua. Sì, altro. Sì. Un testo nuovo, no, adesso non sono su LaTeX, adesso non ci vorrà di nuovo. C'è il testo. Esatto, c'è il studio. Quindi parla anche di modelli. È il caso di parlare adesso oppure? Non lo so, no, mi dice una cosa nuova. Qui, nuovo oppure? Quindi se no. Non lo so, nuovo da modello, nuovo da modello. Ah, ok, si vede che dei modelli preservati in lui, sì, oltre che articoli, più articoli, più. No, io adesso vi faccio un corso base molto semplice, poi il mondo LaTeX che è veramente diverso e io non ho la pretesa di sapere tutto. Comunque sezionamento si fa così, il chapter scrive sostanzialmente il capitolo 1, section. Praticamente fa quello che noi chiamiamo il paragrafo, la sezione, cioè quello che lui chiama 2.1, 2.2, quello è la section, 2 è il numero del capitolo e il punto è la sezione. Se voi fate la subsection, ok, lui scrive 2.1.1, potete poi dopo c'è anche la sub, io non l'ho scritta qui perché non so se è sempre disponibile, c'è anche la subsection che è 2.1.1.1, cioè potete veramente annidare il sezionamento del documento come vi pare, ok, ecco. Avete visto prima del comando c'era begin, inizia e finisce, invece qui non funziona, cioè per chiudere una sezione basta iniziare una nuova, ok? Non c'è begin section, io all'inizio mi sbagliavo, scrivo begin section, errori iniziali, invece no, se tu vuoi cominciare un nuovo capitolo scrivi barra chapter, quindi fra questo chapter e l'altro chapter lui sa che tutto quello lì è il capitolo e quindi comincia un nuovo. Quindi basta inserire il comando. Sì, tu scrivi, sì, automaticamente, sì, lo calcola. È chiaro? Titolo e title, basta. Cioè. No, allora, ecco, scusami, dentro le parentesi grazie ci scrivete il titolo del capitolo. Ok? Secondo me c'è anche la possibilità di mettere la versione del titolo corta da scrivere in indice e la versione lunga estesa che te la mette nella pagina proprio dove comincia il titolo. Però non mi ricordo come si fa sta cosa. Qua ci scrivete, non so, una gita in montagna. E lui ti scrive, capitolo 1 sotto ti scrive una gita in montagna, ti scrive quello che ti scrivi qua. Sì, sì, sì. E anche nella section. Ed è lo stesso titolo che ti trovi nell'inizio. La numerazione lo fai in automatico, quindi se ti sbagli e aggiungi un capitolo prima, tu automaticamente questo qua diventa il capitolo 2 e quello prima diventa il capitolo 1. Una domanda sulla numerazione, si può modificare o solo... La numerazione
la gestisce lui nell'ordine in cui nell'ordine di compilazione. No, nel senso si può mettere ad esempio delle lettere in numeri romani. Secondo me sì, però non so come si fa. Addirittura puoi anche dire guarda, l'indice fammi comparire fino alla section, fino alla subsection, cioè puoi decidere quanto andare indietro, diciamo, nell'indice. Insomma, quindi puoi decidere tu fino a che punto del sezionamento del documento far vedere uno, due livelli, tre, però anche quelli sono comandi un po' avanzati, non me li ricordo tutti, ma sulle guide, quando leggerete le guide le troverete tutti, che non mi ricordo, non li uso proprio sinceramente. Il capitolo viene sempre scritto? Il capitolo viene sempre scritto. Infatti gli dice una delle sfortune dell'arte che quella, cioè la forma tipografica è quella, se tu non vuoi che venga scritto capitolo 1, non lo so come si fa quella cosa lì sinceramente, probabilmente si può fare, però non è immediato. Lo stile, secondo me sì. Ok, quindi diciamo questo è quello che viene chiamato sezionamento del documento, cioè come suddividere il documento nel senso di proprio di capitoli e paragrafi, ok? Questi ve li riassumo, sono i tre comandi principali che in genere uso, è il table of contents, che produce il sommario, quello che noi chiamiamo indice o sommario. Tu dove scrivi quel comando lì, lui ti fa il sommario, se lo metti in testa, se tu lo scrivi subito dopo begin document, te lo fa in testa al documento, se lo metti prima di end document, te lo fa alla fine del documento, dove ti piace di più. Stessa cosa per la list of figures, che produce l'indice delle figure, ok? E la list of tables, l'indice delle tabelle. Poi c'è anche la maniera, che non mi ricordo come si fa, per fare l'indice analitico. È chiaro che l'indice analitico richiede di mettere un'etichettina di fianco alla parola che voi volete che compaia l'indice analitico. Mentre scrivete il testo, non c'è una parola particolarmente complessa, dice cavolo, questo dovrebbe andare nell'indice analitico, ci scrivete sopra dopo il make index, cioè adesso non mi ricordo, c'è il comandino, no? Riferito alla parola, e voi questa parolina poi la trovate nell'indice analitico con riferimento della pagina dove avete messo il vostro marcatore dell'indice analitico, ok? Vi sto confondendo le idee. Tenere memoria, se vuoi scrivere. No. Adesso facciamo poi gli esempi. Sì. Ecco, questi qui sono i riferimenti incrociati, ve li avevo accennati. Ok, per riferirsi a punti particolari del testo si mette un'etichetta con questo comando qui, label, nome dell'etichetta, per dire barra label formula di Newton, oppure se c'è anche la maniera. C'è qualcuno in maniera un po' sofisticata spiega anche come mettere i nomi di etichetta, però sostanzialmente il nome di etichetta è quello che vi ricordate voi di quel punto lì, paragrafo sulla riproduzione delle cellule, una roba così, ok? E voi lì ci scrivete, non so, repro cell, una cosa del genere, ok? Quindi quando voi volete richiamare quella label lì dovete usare il comando barra ref e scriverci lo stesso nome dell'etichetta. L'editor che vi faccio vedere stasera io ve lo elenca tutte, cioè ogni volta che scrivete una label vi trovate l'elenco delle label qui comodo, quindi non dovete neanche pensare a ricordarvele. E quando scrivete barra ref cominciate a scrivere le prime lettere dell'etichetta, vi propone in automatico, cioè vi fa il completamento automatico dell'etichetta, se la riconosce in maniera univoca, altrimenti andate a guardare l'elenco, ok? Sì. Poi dice, per riferirsi invece alla pagina dell'etichetta si usa il comando page ref nome etichetta. Cioè se voi scrivete ref, no? Cosa vi scrive lui? Il numero del sezionamento, vi scrive 2.1, ok? Non so, voi avete scritto la formula di Newton alla pagina 4, quindi di fianco alla formula di Newton ci scrivete barra label formula di Newton, poi scrivete come descritto nella al paragrafo barra ref formula di Newton, vi scrive il paragrafo dove avete messo l'etichetta label formula di Newton. Quindi non richiama il titolo, il contenuto dei label, ma semplicemente la posizione. Sì. Stessa cosa per la pagina. Voi scrivete page ref nome dell'etichetta e vi dice come a pagina page ref nome etichetta della formula di Newton che si trova a pagina, scrivete page ref. È chiaro che voi quando, adesso con Word si fa bene, lo scrivi, ma se voi cominciate
ad aggiungere pezzi, togliere pezzi di testo, tenere nota di tutte queste cose incrociate sui famosi documenti di 600 pagine che fai tu, cioè chi è che non si sbaglierebbe? Un attimo. Invece il LaTeX produce dei file ausiliari dove, dove mette la, lo chiama appunto TOC, Table of Content, lì c'è, no? Lui legge tutto il sezionamento e ti fa, in quel file ausiliario lì c'è l'indice, il sommario, cioè, oppure c'è l'indice delle figure, cioè fa dei file ausiliari che ogni volta compila, aggiorna quelle pagine, i riferimenti incrociati, tutte queste cose qui. È chiaro che la prima volta che lo compilate, se avete fatto le modifiche, la prima volta che lo compilate potrebbe non avere l'indice aggiornato, perché sta leggendo quello compilato precedentemente. Quindi due volte bisogna compilare due volte per aggiornare questi file ausiliari in modo che il sommario venga letto correttamente, o anche i riferimenti vengano letti correttamente. Quindi quando fate delle modifiche a questo genere di cose all'ate, conviene compilare sempre due volte. Poi ci sono i comandi per le note a piè pagina, sono il footnote, no? Ecco, lì tutto quello che è scritto fra parentesi graffe compare a piè pagina. Di fianco alla parola ci viene scritto 1, 2, secondo se è la prima o la seconda nota di quella pagina lì, e sotto lui che cosa fa? Tira una piccola, non una riga intera, una riga marginale, e sotto ci scrive 1 e ci scrive quello che voi mettete fra il testo della nota più pagina. Invece se metti barra margin par, testo della nota, ti mette dove tu scrivi barra margin par, proprio in quella parte di testo lì, a fianco, nel margine, ti scrive quello che tu scrivi fra testo della nota. È proprio la nota a margine, margin par. Il pie pagina ti mette il numero e lo mette in fondo, invece il margin par lo mette proprio di fianco al testo, nello spazio, quello che tu vedi. Ecco, perché io, se forse qui ce n'è qualcuno, ecco, la nota margine te la scrive qui, proprio dove tu hai messo il. Questa invece è quella lì. Quella è la footnote. Esatto. Vedi due, se tu vai a cercare nel testo ci deve essere due. Quello lì è prodotto dal comando footnote. Il programma margin par. Che è a destra e a sinistra, scusami, è sfuggito. Secondo me la mettete, allora aspetta, se la pagina di sinistra, quindi la pagina pari la mette a sinistra, la pagina a destra la mette a destra. Sì. Quindi sul bordo della pagina. Sì, esatto, il bordo esterno della pagina. Sì, comunque queste cose le trovate, io adesso ve le sto facendo vedere grandi, mi piacerebbe cominciare a scrivere qualcosa. Vabbè, dopo quelle di grandi dimensioni c'è la maniera praticamente di tirare dentro, cioè voi potete scrivere un main e poi di input, cioè lui che cosa fa? Il main tira dentro un file, tira dentro un altro file.tech dove avete scritto delle altre cose, quindi potete per dire il capitolo 1 metterlo. Barra main, quindi dici? Dentro il main, vedi, tu puoi scrivere tutti i tuoi comandi, poi a un certo punto puoi mettere questo comando, barra input. Questo qui è il percorso, no? È un percorso relativo dove nella sottocartella di inizio barra trovate il file di ringraziamenti, quindi ritira dentro il file ringraziamenti, è come se voi aveste scritto in questo punto qua tutto il contenuto del file ringraziamenti. Quindi potrete scrivere, non so, input capitoli, installare base questi capitoli qua, e questo qua diventerà, non so, il primo capitolo, il secondo capitolo, il terzo capitolo, tutto quello che c'è scritto dentro il file test, il file installare. Quindi voi il main non lo guardate neanche, voi se volete scrivere il capitolo andate a aprire proprio quel file che si chiama base installare e scriveteli dentro, e lui lo tira, quando compilate il main lui lo tira dentro. Ecco una cosa che vi consiglio: quando usate il LaTeX, createvi una cartella e lui dentro quella cartella lì la riempie di file ausiliari, il punto .toc, il .tech, il pdf ve lo va a scrivere lì, quindi se fate un nuovo documento, una nuova cartella, cioè ogni documento che una cartella, un documento, questo è il concetto. Ma non ho capito, quando tu scrivi input lui ti crea un altro file e tu deve essere scrivere. Già esistente, è un file di testo, no, è un file di testo dove tu dentro puoi scriverci un testo oppure altri comandi LaTeX.
altri comandi con sintassi LaTeX. Tutti all'interno della stessa cartella, oppure dentro, dove, per dire, non so, voglio scrivere un libro sulle scimmie, chiamo cartella scimmie, e poi dentro la cartella scimmie, che era una sottocartella, capitoli. Vado dentro capitoli e ci trovo, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Quindi qua darò il comando barra input capitoli, capitolo 1. Ah, è tipo il percorso. Cioè, è il percorso del file che deve stare in una sottocartella della cartella dove c'è il PDF. È un po' complicata sta cosa, ma per ormai di grande dimensione secondo me è carino, funziona. No, il capitolo è in una certa maniera e poi dopo si diciamo nel main che cosa fate? L'impaginazione del documento, capitolo, capitolo, sezione. E invece nelle sottocartelle ci scrivete proprio il testo, ok? È una maniera di lavorare, se non fate delle cose complicatissime conviene lavorare direttamente nel menu, ok? Qua ci trovate tutta una serie di, allora, di quello lì, Not So Short Introduction, è la parte in inglese di quel documento in italiano che è molto più aggiornato, quello lì è fermo al 2002-2003, non mi ricordo, non è recentissimo. Il sito del GUIT è quello che vi consigliavo prima. Quello lì, LaTeX Document Preparation System di Leslie Lamford, è proprio l'autore che ha inventato il LaTeX, e quindi lì ci trovate una descrizione dettagliata di tutti i comandi. E poi vi ho aggiunto queste qui che sono quelle guide che vi ho portato stasera, la mica tanto introduzione all'LaTeX, l'arte di scrivere con l'LaTeX, e poi c'è questo qui che è un'estensione dell'arte di scrivere con l'LaTeX, questi sono circa 200 pagine, 300, invece queste qui sono 408 pagine. È l'estensione, diciamo, di questo qui molto più completo. Quando diventare, cioè, già questa qua secondo me fa tanta roba, io non lo uso neanche tutto i comandi di questa guida. La tecpedia ci sono ancora più comandi, ancora più cose. Quando sarete bravi potete leggere anche quella. Ok? Quindi finita l'introduzione, se volete questa, se non la trovate sul sito ve la passo con la chiavetta, ecco. Comunque se andate sul sito di Conoscere Linux la trovate, ovviamente se vedete qua c'è l'iperlink, se io clicco sul sito di Panchieri vedete puff viene fuori, quindi è già insomma, una piccola introduzione. Che cosa volevo farvi vedere stasera? Io volevo scrivere un pochino, potevamo tenere aperta la guida e provare a scrivere quel file. Facciamo così, dai. Se no usare il modello te lo scrivi dove sai tutte le cose. Sì, facciamo così, dai, vi faccio vedere. Allora, intanto qua creiamo, come vi dicevo prima, una nuova cartella, noi la chiamiamo corso LaTeX 2020, ok? Poi che cosa faccio? Vado qui, se non funziona, vado ad aprire quell'applicazione, che è il Tech Studio. Io ce ne sono due, diciamo questi ambienti qui sono dei programmini, che cosa fanno? Vi rendono a disposizione di tutta una serie di comandi che vi semplificano la vita per scrivere il preambolo e tutte le cose per lavorare con l'altro, sono molto comodi. Io prima usavo questo qui, il Technica, potete usare anche questo, adesso non sono assolutamente qui, però il Tech Studio mi sembra un pochino più bellino. Quando io faccio clic, lui cosa fa? Puff, mi apre il Tech Studio. Allora cominciamo a chiudere un pochino di robe qui, non so come si fa, vabbè, la lasciamo lì. Allora, questo qui era già un documento pronto, vedete, è una cosa che avevo fatto. Io adesso che cosa faccio? Vedete, creo un nuovo documento. Vedete, lui qua mi scrive senza titolo, non fa il vuoto, vedete, io posso cominciare a scrivere e lui comincia a scrivere, ok? Per semplificarci la vita, noi che cosa facciamo? Andiamo nel procedure di date, che è il famoso è il famoso wizard, ok, quello che in altro è definito wizard. Facciamo l'avvio rapido, ci aiuta l'avvio rapido, che cosa fare? A compilare il preambolo, quei comandi che vi facevo vedere prima. Vedi, faccio avvio rapido, lui mi chiede che classe di documento vuoi, allora gli dico guarda facciamo un report, dai, ok, procedure di date, avvio rapido.
ma la sto registrando la puntata, quindi dopo la metto disponibile sul canale. No, no, comunque scrivete che prendere appunti vuol dire che siete una classe attenta, mi fa solo piacere. Sì, sì, faccio così anch'io. Quando vado alle conferenze vedo un cretino che scrive, da resto se sto sbagliando. Chi è sto scemo? Sono io, se no non mi ricordo niente. Ok? Quindi come classe documento facciamo che scegliamo il report. Allora, lui di default come dimensione del carattere, cioè la dimensione del testo, si propone 10 punti. Se voi usate 10 punti è abbastanza piccolo. 12 forse un po', io tendenzialmente uso l'11, mi piace, però sono scelte vostre, cioè fate quello che volete. Ecco, la dimensione della pagina, vedete lui ci propone anche delle altre, A4, no? E l'A4 però, ripeto, è un documento anglosassone, l'A4 anglosassone è leggermente più piccolino dell'A4 del DIN, quello europeo, e allora bisogna scrivere A4 paper. Se tu scrivi A4 ti prende uno specie di formato lettera americano un po' più piccolino. Quando vai a stampare non torno mai margini. Invece, siccome siamo europei, ci vuole il comando A4 paper. Poi ce ne sono degli altri, però voglio dire, lui poi ti propone questi, in realtà sono, secondo me sono molti di più. Ecco, vedete la codifica? La codifica è quella che vi dicevo prima, cioè quella del, non è l'input tank, dell'encoding, ok? Praticamente quello dice, guarda, usiamo l'alfabeto latino, gli stiamo dicendo. In realtà, no, noi mettiamo il famoso, scusa, UTF-8, c'è anche con la X, ok? Che è quello che prevede i caratteri accentuati che giustamente la signora indicava prima, ok? Vedi, qua ci sarebbero i pacchetti AMS Advanced Mathematical Society, sono quelli che dicevo, i simboli belli grafici per la matematica. Io cioè se non scrivete matematica, ma anche per la matematica semplice normale non lo sbozzate, non servono. Il pacchetto graphics invece lasciatelo, perché è quello che serve per gestire le figure. Stasera non lo vedremo, però mettiamo. Ecco, come autore lui ci mette Roberto Lulli, perché sono, si vede che gliel'ho già scritto così, oppure è quello che lui legge di default, deve essere il nome dell'utente, una cosa del genere. Come qua ci potete scrivere quello che volete, possiamo scrivere, cioè ci scrivete quello che volete, non vi preoccupate di quello che ci scrivete, mangia fuoco, ci scriviamo, ok? Il titolo potete scrivere il titolo del documento, se c'è, se no lo lasciate in bianco, non lo scrivete, mangia fuoco, ci scriviamo paese dei balocchi, ok? Possono essere cambiati una volta che sì, vedrai che, cioè, allora questo qui è il wizard che ti scrive il preambolo, no? Perché l'hai scritto, tu dopo vai nel preambolo, modifichi, aggiungi, togli i pacchetti, scrivi, riscrivi, metti la data, qui ad esempio la data non te la propone, c'è il comando per scrivere la data, cioè. Ma posso farlo sempre dalla biografica o devo fare? No, dopo ti faccio vedere, devi farlo dal famoso senza titolo, dal documento, ok? Poi vedete qui, landscape significa fammi, mettimi il foglio in orizzontale, lui in generale ovviamente lo tiene verticale. Queste sono tutta un'altra serie, cioè quello che vi dicevo, vedete, la one side è il solo il front, two side è il pagina destra, pagina sinistra. Ecco, questo qui vedi una colonna, due colonne, se vuoi la title page dice fammi una pagina dedicata al titolo, oppure c'è no title page, per dire a seconda della classe di documento che mettete, per dire il libro, me la fa in automatico la pagina col titolo, non c'è bisogno di dirlo. Quando mi trovo il titolo ti fa la pagina, allora gli devi dire no title page, cioè non farmi la pagina, cioè delle volte dovete dirgli cosa devo fare, delle volte devo dirgli cosa non fare, ok? A seconda della classe di documento che scegliete ha dei comportamenti automatici. Questi esempi sono per le formule, left equation, non mi ricordo. E tipo se avessi un documento con pagine in orizzontale e pagine in verticale, devo fare due documenti diversi per inserire. Secondo me, guarda, secondo me non la gestisce questa cosa. Non sono sicuro, ma secondo me. Dentro un disegno
uno scrive solo fuori, oppure scrive solo dentro un cerchio. Però adesso mi ci fa pensare, su quella guida lì c'è una tabella che è proprio effettivamente organizzata in orizzontale. Quindi secondo me c'è la maniera per dire sta roba mettimela. Ti fa un rettangolo dietro questo rettangolo. Perché in generale lui tiene il foglio verticale, sì, però se puoi fare una tabella girata in integrale, adesso onestamente non so come si possa gestire quella cosa lì. Però non è una cosa banale e immediata, fa sempre parte dei famosi comandi avanzati. Allora, ecco, qui poi ci sono le impostazioni di pagina, ecco, qui vabbè, ecco, non ci mettete mai mano, lasciatele così come sono, perché lui tiene sui margini del foglio. Una volta finite queste impostazioni, diamo ok, che cosa ha fatto lui? Cioè, senza farsi male, c'è scritto il preambolo, il document class a paper, choose report, use package, UTF, questo UCS non so che cosa sia, lo cancelliamo, ok, vedete, poi qui ha scritto author, mangiafuoco, title, paese dei balocchi, cioè ha scritto sostanzialmente quello che è. Un'altra cosa, un altro bel comandino da fare carino, il barra, guarda, vedi, quando io comincio a scrivere il comando lui mi propone in automatico quelli che secondo lui sono i papabili. Quindi in realtà io non devo neanche ricordarmeli tutti, devo scrivere le prime test, devo ricordarmi le prime lettere, digitarle, clicco su date, ok, e lui mi scrive date e poi va su text. Tra l'altro qui mi ricorda anche che cosa serve, scusate, invece che text ci metto o la data di oggi, potete scrivere today e lui vi mette la data di compilazione, no? Oppure mettiamo proprio la data di oggi che è il 18/02/2020. Se voi invece non volete che scriva la data, scrivete date e poi vi lasciate fra parentesi grafo, non scrivete niente e lui non vi mette la data, altrimenti lui vi scrive le volte, la scrive in automatico. Ok, un'altra cosa che ci siamo... Scusa? Io offro la parola text. Sì, text è praticamente ci scrivi tu un testo, cioè lì 7 dicembre. Puoi anche scrivere così, cioè quello che tu scrivi lì lui te lo mette come dato. Ok? La cosa che ci siamo dimenticati di scrivere era quel pacchetto là, che non mi ricordo neanche più come si chiamava. Era barra use package, ok? Il pacchetto era. Il T1, sì, il T1. Fontank. Questo qui praticamente gli dice, guarda, usa il T1, ok? Allora, questo diciamo, allora, qui dentro Begin Document possiamo cominciare a scrivere proprio il nostro documento. Allora io che sono un romanziere scrivo. Pinocchio era appena entrato nel paese dei balocchi. Allora adesso io sto scrivendo proprio di getto, come si scrive sulla stessa riga, lui va a capo in automatico, no? Vorrei chiudere questa maledetta finestra qui, ma non so come si fa. C'è una minicona, no, dove c'è la mia, quella di fianco cos'è? No, ingrandire. Sì, vedi, poi ingrandire. Questo è il vecchio documento che avevo scritto io. Se riuscissi a chiudere questa finestra qui, però insomma, non mi ricordo come si fa, comunque lasciamola lì. Praticamente. X in alto, ecco, vedete, io sto scrivendo così, ok? Dopo vi faccio vedere il comportamento del LaTeX. Se io vado a capo, no? Appena il paese dei balocchi insieme al suo amico, come si chiamava un amico? Lucifero. Siete veramente eruditi, non mi ricordo più. Questo potrebbe essere il nostro primo documento, se lo vogliamo compilare con il LaTeX e vedere che cosa abbiamo combinato. Il comando è questo qui, compila e visualizza. Ah, compila e visualizza. È il compila.
Io posso anche, se tu compili, ti produce il PDF, non te lo fa vedere, se tu compili ad esulesi, ti produce il PDF e te lo fa vedere in quella finestra che ho appena chiuso. Cioè. Allora, chiaramente bisogna salvare, se io dico così, vedi, il me l'ha fatto lo stesso, vedi qua che cos'è? Pinocchio era appena entrato nel paese dei balocchi insieme al suo amico, le cifre, questo è il prodotto di quello che abbiamo fatto, ok? Sì, title dov'è? Il title non l'ha messo perché non gli ho detto di metterlo, dove ha dovuto dare il comando title page. Adesso vediamo e anche lo fa. L'unica cosa che vi dicevo di fare è quando compare questa cosa qui ricordatevi di salvare. Allora abbiamo creato una cartella apposta che si chiamava consolato. Bravissima. E lo chiamiamo Pinocchio. Dai, Pinocchio non lo dai. Esempio. Esempio 00, l'estensione secondo me la metterò, però scrivetela appunto tecno e lo salva. Allora, se volete la pagina, adesso dunque il report dovrebbe farlo, il comando per creare la pagina è questo qui, vedete dentro begin doc o è fuori, non mi ricordo se sia fuori o dentro, proviamo fuori nel preambolo, ok, dobbiamo scrivere barra title page, non mi ricordo come si fa, forse si mette dentro qua, non sono tanto bravo, sai che non so come, mi ricordo come si fa, ho provato a scrivere ma non me lo dà, proviamo dentro dal beginning del documento. Cos'è il title page, il comando, proviamo. Aspetta, hai fatto title solo, non so cosa. Title page, dicevi te. Non mi dico c'è comunque il comando per creare la pagina. Adesso su te lo cerco, te lo. No, ma c'è. Ok. Quello che volevo far vedere è questo qui, io qui, adesso questa qua la chiudiamo un attimo, volevo farvi prendere confidenza con quelli che sono, vedete che io qua posso lasciare anche delle righe vuote, ok, che se faccio la compilazione vedete il risultato è sempre lo stesso, quindi in realtà che cosa fa il LaTeX? Se non gli importa tanto se voi scrivete paese di, se andate a capo qui oppure andate a capo qui, ok? Vedi? Sto scrivendo proprio male, però se io lo faccio compilare, vedi, ottengo sempre lo stesso risultato. Sì, lui che cosa fa? Prende tutto quello che io scrivo e lo compilo. Sì, ci sono i comandi per andare a capo. Quello che voglio far vedere io dopo ogni riga, se metto un commento ci posso scrivere ricordarsi di citare, no? Puntini punti, quello che voglio. Compilo, ok, vedi? Pinocchio era appena entrato nel paese dei blocchi, insieme si può fare anche in grandisci, non se mi ricordo, qui vedi. Ok, il paese di blocco insieme al suo amico Lucifero, cioè il commento che io ho messo è assolutamente ignorato, tutto quello che segue il commento sulla riga, vedi, il name, il file, lo script viene ignorato, oppure anche quello che scrivo, quindi praticamente è come se questo che ho scritto non esiste e lui quando va a capo ricomincia e ricompila nel paese dei blocchi. Se io aggiungo anche qui tantissimi spazi bianchi e vado a compilare, il risultato è sempre quello. Cioè sostanzialmente l'ATEC che cosa fa? Ignora gli spazi fra le righe, fra quello che scrive e i commenti. Ok? Cioè io qua posso scrivere un'altra cosa, mi fa adesso, vi mostro il capoverso. Questo è un commento, viene ignorato. L'unica cosa che l'ATEC considera per generare il capoverso è la riga vuota.
se nel testo che voi scrivete lui vede la riga vuota è il primo comando di formattazione, cioè dice c'è una riga vuota, quando comincia un nuovo capoverso. Appena arrivati il postiglione fece scendere tutti i bambini. Ok, punto, compiliamo, guarda un po' cosa succede. Ok, adesso vi mostro il capoverso, commento assolutamente ignorato. Potete scrivere quello che volete, ricordarsi di comprare, di ordinare la pizza, cioè quello che volete, ok? Però che cosa fa? La riga bianca viene interpretata come il comando di comincia un nuovo capoverso. Ogni capoverso che lui comincia fa l'indentazione, vedete? C'è anche la maniera per toglierlo, c'è un comando proprio barra non indent, però secondo me ha senso perché è molto comodo per la lettura, cioè quando io finisco la riga, tac, so che devo ricominciare, cioè il fatto che sia rientrata, no? Affatica meno la lettura. La prima riga lui la indenta, l'ultima riga non la giustifica, ma la tiene allineata a sinistra. Quindi questa cosa rende molto, secondo me, gradevole la lettura. Adesso lo ingrandisco. Se ne lascio due dividi in bianco. È la stessa cosa. Non frega niente. È come se avessi lasciato uno, vedi? Quindi puoi fare una spaziatura invece fra le scritte del due. Non la fa, devi dividergli. C'è un comando particolare per dire lascia uno spazio. Tutti questi esempi che ci serve due spazio. Sì, beh, quelle sono cose che sono. Ecco, io quelle cose io non so fare, però secondo me sono cose che fa abbastanza automatico. Cioè se io dico comincia a scrivere una formula, lui lascia degli spazi bianchi. Però il testo normale, quello che noi chiamiamo corpo del testo, per dire che loro chiama corpo del testo, lui continua a scriverlo così. Cioè l'unico comando, il primo comando di formattazione, lascio una riga vuota o ne lascio due. Questa è la maniera per. Ok? Allora, cominciamo a vedere un pochino di sezionamento, cioè facciamo finta che Pinocchio è effettivamente il primo capitolo, quindi diciamo, scusate, comando, chapter, ok? Vedete che c'è anche la versione short title e title. Allora, short title è quello che compare nell'indice e title è quello che compare nel testo. Adesso vediamo il comando semplice title, posto il titolo ci scrivo arrivo al paese dei Balocchi. Ok, compilo, vediamo cosa succede, vedete, paffete, lui mi scrive, ecco, il chapter 1, perché non abbiamo usato il comando Babel, dopo lo andiamo a mettere, e quindi mi scrive chapter 1, arrivo al paese dei Balocchi, e quindi mi scrive capitolo 1, che non so se si possa togliere, non sono sicuro, e poi dice arrivo al paese dei Balocchi e scrive quello che fa parte del primo capitolo, quindi fino a che è appena arrivato. Ecco, vedete, quando la prima non la indenta, la prima riga del capitolo non viene mai indentata. Prima avete visto che ha tolto l'indentazione qua di Pinocchio? Sì. Quindi quando fate un capitolo nuovo, una sezione nuova, così la prima riga non indenta mai, indenta quello successivo, ok? Allora, ecco perché ha scritto chapter 1, perché ci siamo dimenticati di usare il pacchetto use package. Il pacchetto si chiama Babel, che è il supporto per le lingue, e noi gli dobbiamo specificare fra parentesi quadre la lingua che vogliamo principale, l'italiano. Ok, ricompiliamo, magia magia, lui cosa ha scritto? Capitolo 1. Ok, quindi questo è un primo documento base, no? Per cominciare a scrivere. Allora, adesso proviamo a mettere, vedete, come vi dicevo prima, se volete, qua possiamo anche lasciare uno spazio, non importa, anche qui vedete potete mettere uno spazio prima, anche dopo, cioè organizzatevelo un po' come vi pare. Le uniche spaziature che contano sono le righe vuote, quelle sì che considera capoverso, ma tutte le altre spaziature fra le parole
vedete come è scritto male questo documento, cioè è leggibile, così è leggibile, però lui non fa differenza. Quindi se noi qua mettiamo un altro capitolo, no? Chapter, title, qua ci scriviamo, diventano scritto. Ecco, questa cosa è carina, cioè se riuscite a installarlo bene c'è anche il dizionario, vedi che ti segna errore. Siccome è italiano, io ho installato il dizionario italiano, diventa non è una parola italiana, se faccio il bottone destro mi suggerisce, no? Oppure addirittura c'è se riuscite a installare c'è anche il dizionario dei sinonimi, li prendo su quello del LibreOffice, io li trovo molto comodi. In rosso ti segna gli errori, in verde ti segna le ripetizioni. Adesso ti faccio vedere che questa cosa è carina, cioè, ti ripeto, per gli scrittori compulsivi è una mamma. Se io faccio una ripetizione, no? Dopo una serata divertente furono trasformati in ciuchini. Ecco, ciuchino non gli piace, evidentemente è una parola che non gli piace, però io prendo questa licenza poetica e poi scrivo di nuovo divertente. Vedi che me lo segna verde, dice guarda che divertente, l'hai scritto abbastanza vicino. Poi o lo metti lì o lo metti a capo, lui te la segna comunque. Divertente era veramente quello che era successo, ok? Ricompiliamo il nostro documento. Che cosa fa lui? In questa pagina comincia il capitolo nuovo e mi compila, no? Quello che abbiamo scritto. Il capitolo 2 ovviamente me lo comincia in una pagina nuova. Se fosse un libro, qua lascerebbe la pagina 2 bianca e qua ci sarebbe scritto 3. Cioè i capitoli li comincia sempre sulla pagina dispari. Nella classe book, se volete la facciamo, guarda. E chiudiamo sta baracca qui. Invece che report scriviamo book. Compiliamo, vedi, questo qua, questo, non vi spaventate, questi numeri sono tutte le cose ausiliarie che lui usa per conteggiare le pagine, gli indici, eccetera, eccetera. E arrivo al paese dei balocchi, capitolo 1, pagina 2, vedi, mi mette la testatina, mi dice guarda, stai leggendo il capitolo 1, arrivo al paese dei balocchi, pagina 2 bianca, pagina 3, comincia il capitolo 2. Quindi diciamo la differenza fra le classi è un pochino questo, cioè il report tutte queste cose non ce le ha, pagina destra, pagina sinistra, cioè il report, scusate, l'article serve per scrivere gli articoletti, cioè senza avere tutte queste cose carine tipografiche. Il report, avete visto, comincia il capitolo in una pagina nuova ma non fa differenza tra il fronte e retro. Il book invece ti fa proprio, ti mette in automatico le testatine e comincia sempre i capitoli su una pagina nuova, ok? Allora, cosa che volevo farti vedere era proprio quella lì della perché c'ho già un altro esempio, vediamo, eccolo qua, esempio 19, qui l'avevo fatta, qui ho fatto un report. Proviamo a compilare questo qui, vediamo cosa butta fuori. Vabbè, no, l'ha fatto solo l'indice. Quella cosa del title page non mi ricordo come si fa. No, adesso te lo rifacciamo, se no te lo faccio vedere. Vedi? Dopo il begin documents metto table of contents, lo posso fare anche nell'altro. Guarda, dopo il begin document dico io qua ci voglio il mio indice e scrivo table of contents, ok, compilo,
Vedi? E lui in prima pagina mi mette, in pagina 1, mi mette, arrivo al paese dei blocchi, pagina 3, pagina 5, e lo fa in automatico. Se avessi delle figure, io posso dare il comando list of figures, ma non, è, non lo produce. Faccio solo una ricerca in rete, o se no, mi passi una delle guide, vado a vedere, proviamo a vedere lì se c'è l'elenco della... No, per fare la title page, vediamo. Ho provato ma non me la dà, sai, così fai. Ma forse perché non vanno in bocca? No, 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 te la fa, te la, se tu gli dici di fare, ecco, titolo e frontespizzi, pagina 56, vediamo. Scusate se consulto, ma di roba ce n'è parecchio. Se avete domande ovviamente siamo qui. Ah, ecco, il comando è make title. C'è anche il thanks, ringraziamento, cioè di roba ne fa veramente più di quanto io posso ricordarmi. Allora, per fare il titolo, il comando è questo qui, barra make title, ok? Non era title page, ma barra make title. Quindi se io compilo, vedete, nella pagina 1 mi scrive il titolo, paese dei blocchi, l'autore, mangiafuoco e la data che gli metto io. Cioè, diciamo il frontespizio della dispensa, ecco. E ci scrivo proprio le cose che io vado a mettere qua, author, type, qui ad esempio, se non volete la data, cancellate, compilate, e lì la data non ve la metto, non mi interessa niente, perché uno può anche non volerla data, non care... stessa cosa per l'autore, non lo scrivi, lui non te lo mette, ti mette solo il titolo. Se la data potresti mettere today, vedi, e se compila... Ah, ho scritto tu di... No, forse devi fare così, ecco, col comando, ecco, vedi? Se tu metti today con la barra, perché è un comando, ti scrive 18 febbraio 2020, in italiano. Se io ad esempio qua ci scrivo, tolgo l'italian con opzione, vediamo cosa succede, mi dà errore. Ma un altro messo. Ah, vedi, febbraio 18 a febbraio, che quindi mi mette la versione anglosassone, ok? È per questo che conviene questi, diciamo, questo preambolo è quello che un pochino uso sempre io standard e funziona abbastanza, ecco, per l'italiano. Indice, questa è la veste grafica che voi potete ottenere dal LaTeX, cioè prego. Se io fossi il TextMaker non avrei questo tipo di aiuto. Sì, ce l'hai anche nel TextMaker. Ah, ok. Sono provato, no, faccio vedere. No, io so per sapere, cioè TextStudio... TextStudio è un attimino, secondo me un attimino più ricco anche con le vostre grafiche, bellino, però... Ecco, se vedete qua a sinistra avete il riassunto della struttura del documento. Qua, in strumenti, vedete, avete il compile visualizza, vabbè, c'è anche il converti HTML, non importa. Volevo vedere se c'erano già, ecco, vedete qui sotto LaTeX trovate tutta una serie di comandi già pronti, sezionamento, vedete, trovate part non è sempre disponibile da tutto, chapter, section, subsection, subsection ci sono. Questo paragrafo non sono sicuro, non li ho mai usati. Ah, ecco, quelli con l'asterisco sono i comandi che cioè vi fa il capitolo ma non lo fa comparire nell'indice. Se tu per caso c'hai un capitolo che non vuoi farlo comparire, sì, tac, gli metti l'asterischetto davanti, davanti alle parentesi graffe, lo fai compilare, il capitolo rimane, vedi, arrivo al paese dei balocchi e te lo trovi anche qui. Ah, perché devo ricompilare, hai ragione. Devo ricompilare due volte. Vedi quel discorso che vi facevo? Quindi stavo leggendo il vecchio file dell'indice. Hai visto che, non so, avete capito cosa è successo?
prima deve salvare per no, lui quando fai la prima compilazione lui genera, lui che cosa fa? Legge il file, adesso vi faccio vedere. Invece qua capitolo, hai ragione, non è neanche scritto capitolo, non mi ricordo. Comunque vi faccio vedere che cosa succede se riesco ad andarsi. Dov'è? Io sposto la domanda che cosa di prima. Cioè? Devi riuscire a non scrivere la parola capitolo. Ah, se non vuoi scrivere capitolo ci metti l'asterisco. Certo. Però non compare nell'indice. Hai capito? Stavi seguendo? Sì, mettendo l'asterisco non ci viene scritto. Non ci viene la scritta capitolo e non compare nell'indice. Ok? Ah, beh, la fregatura. Cioè, infatti. Non compare nell'indice. Esatto. Sì, però c'è l'evoluto, un discorso breve. Vedi, io qua. Vedi, sono dentro la cartella corso LaTeX. Che è la cartella dove abbiamo scritto il nostro mail, ok? Vi faccio vedere un pochino la struttura dei file, poi magari ci vediamo la prossima volta. Questo è il risultato, il PDF, ok? Esempio tech è quello che abbiamo scritto noi, lo potete aprire anche con qualsiasi editor di testo, vedi? Con Jedit, per dire, lo apri, tu lo, qua io posso continuare a scrivere quello che mi pare, cioè, ok? È chiaro che nel TechMaker avete la comodità dei comandi, avete la comodità dei comandi pronti che te li suggerisce lui quando li scrivi, ok? Quello che trovate qui, proviamo sempre a aprirlo con il Jedit, è il file TOC, sarebbe Table of Content. La prima volta che voi compilate, lui vi crea questo file, ok? Che cosa fa? Se non c'è lo crea, altrimenti quando compilate se lo trova lo legge. Quando io ho cambiato chapter, lui cosa ha fatto? Ha compilato, ha trovato il TOC vecchio, ha letto quello e l'indice mi ha lasciato uguale. La seconda compilazione che cosa fa? Tac, legge il file TOC generato dalla compilazione precedente, quindi quello corretto. È quello che vi dicevo prima. Ok, cioè lui legge il file che trova dentro, però durante quella compilazione lì poi cosa fa? Lo riscrive. Quindi dovete compilare due volte per essere sicuri. Vedi? Qua mi dice select language, no? Contents line, chapter, number line, 1 diventa. Questi sono tutti i suoi riferimenti che lui usa per il table of content. Poi onestamente c'è anche questo qui che è un compresso, ma non so che cos'è. Ecco, gli AUX e il log praticamente vi dice quello che fa il compilatore, il font che usa, le dimensioni, se ci sono degli errori, è sostanzialmente il messaggio del compilatore. L'AUX non lo so che cos'è, vediamo un po'. È un ausiliario, si vede che ci scrive. Sì, se tu guardi, vedi, tutti compilati alle 22.41 che è l'ora della compilazione. Ogni volta che tu compili, se il file non è salvato, te lo salva. Allora, lo stesso motivo potrebbe anche sbagliarsi. Non lo so quella cosa lì. I capitoli che devono essere già costruiti, dopodiché riesce a fare l'indice dei capitoli. Adesso non mi ricordo cosa devo fare. Se volete proviamo o scrivere qualcos'altro, perché manca ancora. Il LaTeX non viene delle formule, lo provo. Allora, ti faccio vedere qualcosina, dai, ti faccio vedere un po' di matematica perché sei venuto apposta. Allora, facciamo un altro capitolo. Facciamo ancora prima. Ah, ecco, le parentesi. Ad esempio, esatto. Sì, quella lì è per le figure, adesso mi preparo un po' la lezione e vi faccio vedere qualcosa con la gestione delle figure. Adesso vi faccio vedere qualche formuletta. E le parentesi graffe. Se avete un ambiente Linux, o le trovate in tastiera sopra le quadre, o altrimenti potete fare Alt grafico 7, apre la parentesi graffa, e Alt grafico 0, chiude la parentesi graffa. Sopra le quadre con l'alt grafico? Sì, o se no usate l'alt grafico, quello dove c'è la E accentata, vedi?
so come ho sbagliato. E devi fare sì alt grafico 7, il 7 però quello numero in alto, non quelli nel tastierino numerico, sì. Quelli sopra le lettere, sì, proprio in quella riga la parentesi di sinistra. E invece alt grafico 0 chiude la parentesi grassa, alt grafico 8 invece fa le quadre. Vedi? 8 apre la quadra, 9 chiude la quadra. Quindi 7, 8, 9 associate all'alt grafico fanno le parentesi quadre e le parentesi graffe. Siccome si usano spesso, sono comandi con maiuscola forse. No, no. Ah, sì, allora se vuoi sì. Fa un carattere 7 piccolo. Ma è Linux? No, questo no. Solo negli ambienti Linux è questa cosa. Se avete Windows no. Dovete scrivere alt, coca, no, è poi col tastino numerico, 123 o 125, cioè c'è la tabella asci, bravo, chi se ne ricorda. Quindi se io scrivo qua matematica o forme, ok, qui tu puoi scrivere, non so, vediamo una. Allora aspetta, chiudiamo qua sto baraccone. Vediamo una formula matematica. Due punti. Che cosa faccio? Ci sono varie maniere. O entri direttamente con il dollaro edu. Tutto quello che sta fra dollaro lui te lo trasforma nell'ambiente matematico. Scriviamo ad esempio F uguale M. Se vuoi il puntino ad esempio è uno di quei caratteri speciali, siccome siamo nell'ambiente matematico il puntino è C dot, ok? Vedi che me lo suggerisce anche. A sta per accelerazione, testa fisica, no? Te la ricordi questa? battuta fra ingegneri, chiuso, ok? Poi qua scriviamo, no? Abbiamo scritto la prima legge della dinamica, punto, ok, compiliamo, vediamo cosa succede, ok, matematica capitolo 2, vediamo una forma matematica F uguale a M per A, vedi che è cambiato il carattere, io sono andato, vale il discorso di prima, delle lettere, io sono andato a capo, ok, ma lui non se ne frega niente, me l'ha scritto lì, MA, esatto, abbiamo scritto la prima legge della dinamica, vediamo cosa succede se lascio uno spazio vuoto, ad esempio, ricompilo, cosa fa, mi hai messo un capo S e me lo scrive così, potresti anche accettarla così, ad esempio, se io lasciassi un altro rigo vuoto qui, lui te la scrive così. Se tu fai un libro con le forme scritte così e stai usando il latex sei una bestia, cioè, che cosa si fa in genere per scrivere? Allora questo ambiente qui con i dollari serve per scrivere le formule nella linea, cioè la maniera corretta è questa qua, ok? La prima compilazione che avevamo fatto. Questa è la maniera corretta di usare questo qui. Oppure se devi scrivere, non so, un carattere speciale, adesso non mi viene in mente, dunque qua potremmo mettere comando barra vect. Esattamente. Ah, quelli lì poi ti diverti a cercare nelle guide. Ecco, comando barra vect mette la freccina sopra quello che è compreso fra parentesi. Non è il comando giusto. Esempio errore alla riga 29, se vedi che non è vec, forse è vec, proviamo così, non mi ricordo, è un po' che non scrivo da ora. Ecco, vedi? Hai visto cosa ha fatto? Poi se ci scrivi a c dot. Grazie, ci sono anni due secondi. Sì. Già purtroppo. Compilo, vedi, mette il simbolo di vettore sopra A per B, poi c'è la maniera di farlo lungo, farlo corto, poi togliere il C dot, mettere così, poi scrivere il pedice,
l'underscore scrive il pedice per dire, vedi? Il vect però l'ho scritto solo sopra il B. Secondo me c'è anche la maniera per scriverlo lungo, proviamo così. C'è anche la maniera, secondo me, per allungare la freccina, adesso non so come si fa, però c'è una maniera. Quindi diciamo l'ambiente matematico è ricco di queste cose, pedici, apici, però scritto fra, ecco, vedi, è questo suggerimento qua, cioè quando usi la modalità matematica nella stessa riga. Se invece vuoi... se c'è tutte quelle cose tipo come question editor. Sì, esatto. Tutte le spaziature. Qua ad esempio cominciamo un nuovo capo verso, scriviamo, inseriamo una formula come si deve. Due punti, andiamo a capo, strumenti LaTeX. Se mi ricordo dove sta, ambienti, mi sembra che sia begin equation, però sinceramente, modalità matematica, begin array, aspetta, ecco questo, ecco qua, equazione numerata, begin equation, che lei mi dice begin equation. Poi ovviamente se la vuoi fare bene puoi anche cominciare il barra center, cioè adesso ti faccio vedere, intanto scriviamo un'equazione, te ne ricordo una, riscriviamo quella là, dai. Ciao Lele, ci vediamo martedì, cioè sì. Torno pure. Sì, sto andando verso una sera, sì, sì. Che guarda che pezzo. Ciao Lele, ok, allora l'abbiamo riscritta così, compiliamo, che cosa fa lui? Ah, bellissimo, giusto. Oh, un sacco, fatto così. Sono tutti così sui libri, cioè lui che cosa fa? Mi prende la formula, mette lo spazio, la mette centrata in mezzo e mi scrive il numerino 2.1. Ma se io volessi rifarmi al 2.1? Cioè esatto, come fai? Dopo il begin equation, cioè, vi faccio tutto stasera, prossimo lezione, parleremo di acqua gasata. Allora, barra label, ok, il famoso comando, e poi vuole la chiave, ok, key. Allora ci scriviamo dinamica. Ah, sì. Ok, questa è la nostra etichetta che adesso qui non sembra. Attenzione dove mettete l'etichetta, cioè l'etichetta si riferisce esattamente a quello che c'è appena prima. Quindi qui potrei, adesso non sono sicuro di come si comporterà. Non so se mi scrive il 2.1 o se mi scrive il capitolo. Adesso vediamo. A seconda dove lo metto, perché delle volte devi metterlo. Cioè se io lo scrivo qui in label, può darsi che lui riferisca la label al paragrafo che contiene il begin equation. Ok? Quindi adesso cosa facciamo? Dopo l'end equation, ok, andiamo a vedere, scriviamo la roba così, andiamo a capo, come indicato nella formula barra ref dinamica, vedi che me la c'ho l'unico riferimento che ho scritto è quello lì, solo quello può essere enter dinamica. Compiliamo, vediamo cosa succede. Ok, allora mi scrivo come nella formula 2.1, giusto, corretto, 2.1. quindi se io lo metto il label, lo metto proprio in ambiente equation, ok, il label dinamica è riferito, oppure ricavato dell'equazione 1.8, ho detto prima nominare 1.8 prima. Sì, cioè tutte le cose che tu vuoi richiamare con il comando barra ref devi richiamare, devi aver applicato una label. Però la label si può anche applicare qui, cioè io qua metto barra label e ci metto mat, ok, comincio un altro capitolo giusto per farlo vedere. Barra chapter
fantasia, anzi vi faccio vedere quello con lo short title, com'è che è così. Qua lo scrivono in inglese, Fanta, che è come chiamiamo fantasia, ok. Poi fine, ok, qua c'è come facciamo, proviamo a richiamare la label mat, ok, cioè il capitolo. Vediamo come andrebbe maiuscolo. Come come descritto nel capitolo barra ref, vedi questa volta, vedi lui, io ho scritto solo RE, dice vuoi scrivere dinamica, ref mat oppure questi comandi qui. Se io continuo a scrivere ref, voglio mettere il mat, ok, enter, ref mat, vediamo come si comporta. Mi ha scritto il capitolo 3 fantasia come ho descritto nel capitolo 2. Ok? Ed è corretto. Perché il ref mat, vedi, il ref mat è riferito al capitolo matematica. Andiamo un po' a vedere qual è il capitolo matematica. Il capitolo matematica è il 2. Se io posso mettere capitolo ref mat a pagina, direi un po' che comando userò, ref, no, page ref, scusami, bravissimo, page ref, avete già capito tutto, mat, punto, compilo, capitolo 2, pagina 9, allora siamo sicuri che il capitolo 2 sia pagina 9, sì, capitolo 2 è pagina 9, ed è il capitolo matematica. Se io mi viene sbiribizzo di metterci qua dentro begin document, ok, ecco, vedi, questo l'avevo escluso, mi sono sbagliato, c'è anche questo, tac, compilo due volte, se non mi sbaglio l'indice, ok, vado a vedere adesso l'indice, che cos'è il capitolo matematica, è 3 a pagina 9, sempre a pagina 9, però è diventato 3. Cosa c'era scritto lui sotto, secondo me, matematica 3, pagina 9, ok, vado a vedere in automatico, aiuto, è la prima volta che mi succede, sta morendo tutto, aspetta, facciamo così, guarda. Ma lui si è creato il PDF normale, dentro la cartella? Sì. Non c'è questo programma, che sbaglio. No, secondo me è il mouse. Se scendiamo ancora, è qui, come descritto nel capitolo 3, pagina 9. Prima c'era scritto 2, adesso c'è pagina 9. Ricordate di compilare due volte. Questa cosa del... Allora, attenzione, che in questo caso, l'abbiamo per dire, il label, dove lo attaccate, vedete, se io lo metto dopo balocchi, ok, adesso in questo caso non abbiamo messo le sezioni, però la prossima volta, se volete, creiamo qualche sezione e ce le mettiamo dentro, però la label è particolare come comando, ve lo dico, cioè può essere riferito effettivamente alle equazioni, in quel caso, cioè la label la dovete mettere appena dopo all'oggetto che vi interessa. Quindi se è un'equazione dopo begin equation ce lo mettete, se è una figura ad esempio dovete metterlo appena prima della quella che mi chiama caption, cioè la didascalia, e allora ve lo riferisce la figura, altrimenti se lo mettete troppo presto ve lo riferisce al paragrafo, alla sezione, ok? Se io ad esempio qua in balocchi metto barra ref, scusami, barra label balocchi, per dire, e dai balocchi, ok, quindi ho messo proprio un'etichetta dopo balocchi, poi chiudiamo qua perché se no non si capisce più niente, vedete? Sì. Chiaramente non è testo, lui non lo compilerà, però se adesso vado a richiamare il ref label, il ref balocchi, mi mette, non mi mette la pagina, mi mette
come si dice, mi mette il sezionamento, cioè in questo caso scriverà capitolo 1 dove io ho messo la label blocchi. Se io qua ci metto un comando di sezionamento, section title gargantua, ok, vedrai che adesso lo faccio compilare più volte e dopo lui mi richiamerà capitolo 1 sezione 1, mi dirà adesso chiaramente lo andiamo a richiamare da un'altra parte nel documento un po' più avanti. Ricordo inoltre il paragrafo, mettiamo barra ref balocchi, ok, ref balocchi mi scriverà il numerino, il paragrafo dei balocchi, vediamo cosa, come funziona. Devi andare anche tu? Devo scappare così. Allora, adesso, ecco, vedete cosa fa? Lo compiliamo due volte, perché se no ci sbagliamo. Come è scritto, ricordate il paragrafo, vedi uno e uno dei balocchi. Se vado adesso su a vedere, poi chiudiamo. Dove avevo messo la label, l'avevo messa dopo balocchi, ha ragione, cioè è il paragrafo numero 1. Poi se metto barra pageref mi scrive anche la pagina dove sta lì, però dove sta l'etichetta label, quindi la funzione principale della label è richiamare il sezionamento, il paragrafo, se nel capitolo 1, 2, in quale di questi paragrafi è, oppure se lo mettete di fianco l'equazione, il numero dell'equazione, oppure se lo mettete dentro la figura vi richiama la figura. Beh, dentro la figura dove? Adesso lo farò vedere. Quando ce ne inseriamo. Sì, ok? Grazie dell'attenzione, ci vediamo martedì con nuove mirabolanti avventure, ok?